Come potete ben immaginare, a questo punto Don Bartolo è furioso. Si sente attaccato da tutti i lati e ha una paura matta di veder sfumare il sogno di sposare Rosina e soprattutto la sua dote. Il vecchiaccio maledetto manda dunque a chiamare Don Basilio, che accorre immediatamente e al quale dice che non c'è più tempo, che è ora di chiamare il notaio per far stendere il contratto di matrimonio. Ma Basilio risponde che il notaro quel giorno è impegnato con Figaro, che deve far sposare una sua cugina. Bartolo sente subito puzza di imbroglio. Gli risulta infatti che Figaro non abbia mai avuto una cugina e il suo pensiero va subito al complotto appena sventato in casa sua pochi momenti prima. Per questo il vecchio dà la chiave del portone a Don Basilio, manco San Pietro c'ha tutte ste chiavi, dicendogli di andare a prelevare subito il notaro e di portarlo da lui. Nell'attesa del notaro, Bartolo ha una lampante idea. Chiama Rosina mostrandole il biglietto che il conte, travestito da Don Alonso, gli aveva consegnato precedentemente con il chiaro intento di infondere il dubbio nella ragazza, che ci casca con tutte le scarpe. Crede infatti che Lindoro, che noi sappiamo essere il conte, ma lei no, abbia l'intenzione di gettarla fra le braccia del conte, che vi ricordo, per lei sono due persone diverse. Sentendosi tradita e offesa dal conte, spiffera tutto l'imbroglio che Figaro aveva tramato con il suo nobile amico. L'appuntamento a mezzanotte e il fatto che si sono impossessati della chiave che apre la finestra della camera della ragazza. E, come se non bastasse, per ripicca, chiede a Don Bartolo di accelerare la pratica delle loro nozze. La vostra attenzione si sposta ora su quello che avviene al di fuori della casa di Don Bartolo. È mezzanotte, l'ora dell'appuntamento, e fuori c'è un tempo da lupi. Qui il nostro Gioacchinone usa sapientemente gli strumenti dell'orchestra che con il loro suono vi danno perfettamente l'idea di un temporale. Figaro e il conte entrano con una scala nella camera di Rosina. Il conte Lindoro con trasporto le va incontro, ma la ragazza lo respinge accusandolo di averla ingannata. Il conte resta basito, non capisce, chiede spiegazioni. Dopo aver sentito le accuse di Rosina, il nobile signore si accende in viso di un sorriso radioso. Capisce infatti che Rosina lo ama veramente, non per la sua posizione sociale, ma lo ama come il semplice Lindoro. Può dunque rivelarsi alla ragazza per ciò che realmente è, il conte di Almaviva. A questa notizia Rosina sente il cuore riempirsi di gioia. Lindoro è il conte di Almaviva, i suoi sospetti erano infondati. Ne nasce un tripudiar di sentimenti e di promesse di cui Figaro si compiace nell'essere stato lui stesso l'ideatore di tutta la vicenda. Ma Figaro torna subito con i piedi per terra. Invita i due piccioncini a muoversi perché non c'è un solo attimo da perdere. Bisogna uscire di casa prima che Don Bartolo li scopra. Ma quando arriva alla finestra, Figaro ha una brutta sorpresa. Qualcuno ha tolto la scala per la quale sono entrati, impedendogli ora ogni possibilità di fuga. Nella stanza entrano quindi Don Basilio e il notaro, chiamato da Don Basilio stesso su invito di Don Bartolo. Figaro ha un altro colpo di genio. Chiama il notaro dicendogli che quella sera aveva appuntamento con lui per il matrimonio di sua cugina. Ve lo ricordate, vero, l'impegno del notaro di cui Don Basilio parlava a Don Bartolo poche righe sopra? E che tutto è pronto, gli sposi ci sono. Il notaro tira fuori i documenti necessari per il contratto di matrimonio con lo stupore di Don Basilio, che cerca con lo sguardo Don Bartolo che tarda a venire. Il prete unto, quindi, cerca di impedire l'azione di Figaro, ma il nostro barbiere lo corrompe prima con un prezioso anello, poi con una pistola, che come di certo immaginerete, convince del tutto Don Basilio. Il matrimonio viene finalmente ufficializzato tra il conte e Rosina, ma sopraggiunge Don Bartolo, accompagnato dai soldati e dall'alcade, il sindaco del paese. Don Bartolo indica Figaro e il conte e chiede che vengano arrestati in quanto ladri. Ma il conte calma gli animi, rivelando la sua vera identità e presentando Rosina come sua sposa. Don Bartolo è quasi colto da infarto. Ogni sua precauzione, ogni sua mossa è stata resa inutile e vede sfumare la possibilità di accaparrarsi una ricca dote. Ma il conte non è nobile solo nel sangue, ma anche nel cuore. Dichiara di non aver bisogno della dote di Rosina e di poterla tranquillamente lasciare al nostro vecchiaccio bavoso. In un attimo Don Bartolo si rianima, abbracciando il conte e benedicendo la sua unione con Rosina.